In America era dagli anni 70 che si parlava di fatherless society, società senza padri, che si metteva l'attenzione su questo grande fenomeno sociale, educativo, che era il rifiuto del padre di rimanere tale e di prendersi le proprie responsabilità di fronte ai figli e di fronte a tutta la società. Quindi era un fenomeno del tempo che io ho incontrato tanto nella mia vita personale, poi nel mio incontro con gli altri e anche nella professione di psicoterapeuta. C'era solo da riconoscerlo e l'ho fatto perché mi sembrava giusto, perché lo vedevo chiaramente. E da allora, per fortuna, mi pare che venga molto più riconosciuto come uno dei grandi temi del nostro tempo. E appunto l'ho trovato sul campo, l'ho trovato nella mia vita e nella vita delle persone che ho incontrato, degli uomini e delle donne. Mm-hmm.